controllo di petto, prova a percorrere qualche metro, poi tenta il pallonetto per Quagliarella che non è in fuorigioco dalla destra, il tiro, il gol! Segna Quagliarella, non si alza la bandierina così come pensava e pretendeva Albiol, e Quagliarella da posizione angolatissima è riuscito a trovare, a indovinare il diagonale giusto e a segnare. Non esulta. Riceve quindi Albiol per Inler, cerchio di centrocampo, allarga ora sulla sinistra per Zuniga che prova l'accelerazione, lo può fare, lo fa infatti, ora punta Perez, serie di finte, va indietro per Inler che potrebbe tirare, serie di finte da parte Inler che vada, quindi Zuniga, il cross verso il centro, Insigne, gol, 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 di testa, di testa segna Insigne, la cosa più difficile, riesce questa sera a Lorenzinho, si mette quasi a piangere, piange Insigne per questo gol, si sblocca Lorenzinho che poi va a salutare il figlio, supera forse il momentaccio Insigne ed esplode il San Paolo urlando il nome di un napoletano che cerca contro tutto e contro tutti di realizzare un gol. È stato anche sfortunato, bisogna dirlo, questa volta però raccoglie perfettamente il cross dalla sinistra e va ad insaccare alle spalle di Gilles. Attacca Caglione, il pallone è per lui ma va a chiudere molto bene Molinaro, la palla però viene agguantata da Lopez, quindi Insigne in posizione più centrale, si porta dall'altro lato per Caglion, il cross verso il centro e il gol, 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 Caglion, Caglion, sembrava un cross ma la palla entra in porta, c'era Higuaín pronto a intaccarla ma non ce n'è stato bisogno, Caglion, Caglion, quarto gol in campionato, il torero andaluso non si ferma più, segna il gol del 2-1, cambia la partita con Caglion.